Piazza del Testaccio. Qua si svolgeva fino a 2-3 anni fa uno storico mercato, sempre coperta in una struttura, non dico Liberty forse, sì. L'hanno spostato in un nuovo mercato che si trova, l'ho filmato prima, un altro filmino, 200-300 metri più avanti. Testaccio già l'ho filmato in un'altra precedente, un altro video, è un quartiere molto bello, quartiere popolare, adesso è, io lo definisco semi-borghese, si sente parlare sia romanesco sia un italo-borghese, come chiamarlo, un italiano, per carità, io amo i dialetti, amo tutto, bisogna saper parlare italiano ed amare i dialetti sempre. Questa fontana, ecco importantissimo, stava in Piazza dell'Emporio, davanti al ponte di Porta Portese. Appunto la fontana dell'Emporio, da come si vede dalle anfore. Una fontana bellissima. Non lo so se l'ha fatta il ventennio, durante il ventennio fascista, non lo so davvero. Comunque molto bella. Che contrasole, non riesco a vedere. Lo stemma del Comune di Roma. Davvero bello qui, sempre il suono dell'acqua che è magnifico. Poi Roma è piena di fontane monumentali o i semplici nasoni, è piena la sede a Roma, proprio non si soffre. Beh, buongiorno, buona domenica dalla Piazza del Testaccio, da Antonio Castaldo di Casentrino a Napoli. Lui è un cileno che ho conosciuto adesso, del Cile. Abbiamo parlato degli Inti Illimani, storico gruppo musicale degli anni 70, bellissimo, sì. Abbiamo parlato un po' di politica del Cile, di un bel paese, sì. Pantraccione, da Roma, Antonio Castaldo, di Casentrino a Napoli. Questa giornata che vogliamo più dalla vita. Ciao a tutti, ciao.